pronti per questo evento di sabato 26 con sul palco di Porto Bolaro un grande interprete della musica rap italiana del panorama nazionale Clementino. Dalle 21:30 appunto nell'area 20 esterna del parcheggio dell'ampio parcheggio esterno verrà allestita il palco e dove il rapper napoletano interpreterà i più grandi successi del suo repertorio coinvolgendo il pubblico di Porto Bolaro. Come sempre la serata l'ingresso è gratuito, quindi è libero e lo dedichiamo ai nostri clienti e visitatori che nel corso degli anni ci hanno sempre manifestato con la loro presenza e il loro calore la fiducia nei confronti della struttura. È importante ricordare che tutto ciò è possibile anche grazie al lavoro, alla dedizione dei nostri partner commerciali, dei nostri operatori commerciali che da sempre hanno creduto nel progetto Porto Bolaro, nella struttura Porto Bolaro e nel brand Porto Bolaro. Quindi tutto ciò è realizzabile grazie alla loro determinazione e al loro Quindi sacrificio. un giorno di festa, la festa nella festa, ecco, al Sì, Porto Bolaro. una festa nella festa che si concluderà subito dopo lo spettacolo con i fuochi direttamente sul mare, giunti ormai alla loro quinta edizione. Quindi concluderemo quest'estate 2023 con uno spettacolo pirotecnico direttamente Quindi dalla baia di Porto, Marina di Porto dalla Marina di Bolaro, Porto Bolaro, esattamente. Quindi il un'altra nostro pubblico, la struttura. nostra struttura che fa capo sempre alla proprietà, alla famiglia Falduto, e quindi da lì che ospiteranno i fuochi, i giochi d'artificio, diciamo. Quindi non ci resta altro che dire venite a Porto Bolaro Sì, perché sarà una giornata venite, di divertimento. assolutissimamente sì, di Chiudiamo spensieratezza. l'estate, ecco. Chiudiamo l'estate con spensieratezza, divertimento per passare una bella serata all'aria aperta, ascoltando buona musica attraverso la nostra struttura. Poi per chi vorrà sfruttare le ultime occasioni dei saldi, perché insomma straordinariamente la galleria sarà aperta fino alle ore 22, e poi il nuovissimo Burger King per chi vorrà darà la possibilità a tutti di cenare, ma anche un semplice spuntino, insomma, prima di godersi lo spettacolo.